Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. In una piazza del Guercino così suggestivamente illuminata, con le luci del Natale, scambiarsi gli auguri è emozionante. "119 dicembre 2020" di Marco Raboni per TC100 Web TV. È quello che ha pensato il nostro amico Massimo Cremonini, ai più conosciuto con il soprannome Maccio, che lo accompagna da sempre, il quale non ha voluto mancare all'appuntamento con gli auguri natalizi e la sua piazza. Ma radunando attorno alla comoda e confortevole location della colazione da Tiffany in pieno centro storico guercignano, dove da lì si ammira Piazza del Guercino in tutto il suo splendore, un gruppo di amici. Sentiamo l'accoglienza di Massimo Maccio Cremonini. Buonasera a tutti, siamo qua per festeggiare il compleanno del Maccio e 59 anni del Maccio. Ho invitato dei miei colleghi di lavoro e dei pensionati, e ho invitato anche il presidente della ciclistica Bolzani, Maurizio Bencivenni. Poi è andata via per motivi personali, ma avevo invitato anche il fratello di Roberto Patelli, perché Roberto Patelli domenica ci ha lasciato un bel vuoto nelle nostre vite. Un vuoto che a me mi è mancato molto. Io come Maccio Organization ho fatto un mazzo di fiori, ho messo la bandiera del fans club di Ivan Valichi e la sciarpa della Benedetto. Ricordiamo inoltre Maccio organizzatore di eventi sportivi, quali di bocce, boccette, di ciclismo e di pesca sportiva. Tra le sue iniziative più riuscite, oltre al Memorial Cremonin Roncaglia di pesca sportiva, la creazione di un fans club Ivan Balikin per il nostro amico ciclista. Per questa ragione non potevano mancare gli amici del ciclismo alla sua festa, con il presidente della ciclistica Bonzani di San Matteo della Decima, Bencivenni Maurizio, che sentiamo nel saluto. Bencivenni Maurizio, presidente della ciclistica Bolzani. Allora, intanto ho risposto molto volentieri a questo momento che è il compleanno di Maccio, che lui con grande amore è sempre vicino a tutti noi. E cosa dire? Maccio con noi è sempre disponibilissimo, perché è un valore aggiunto. Cioè, lui veramente non manca mai a tutte le nostre manifestazioni, sia con i ragazzini, anche nei circuiti protetto che noi abbiamo fatto a San Matteo della Decima, dove possiamo allenare i nostri ragazzini in tutta sicurezza. E difatti lui è sempre presente, anzi quando vede i ragazzini si emoziona. Ecco, ma com'è lavorare con il Maccio? Vabbè, è divertente. Perché lui porta un'emozione, diciamo un'allegria che sicuramente serve ai ragazzini, perché al giorno d'oggi è la cosa più importante per loro, penso, fare attività in un modo allegro, sapendo di divertirsi.
e lui questo lo riesce a trasmettere. E in effetti loro sono molto felici quando do il bacio, perché sanno di trovare una persona con la quale poter scherzare. Che al giorno d'oggi ci prendiamo tutti molto sul serio, e invece lui questo lo sa proprio, diciamo, trasportare ai nostri ragazzi. E quindi il bacio sempre presente. E le attività sociali con Rita Govoni, volontaria dell'Associazione di Volontariato Sant'Agostino Soccorso, cui presidente, ricorda Rita, è Alfredo Daniele Taddia. Sentiamo quindi Rita nel suo saluto. Mi chiamo Govoni Rita. Perfetto. Però il presidente dell'associazione è Alfredo Daniele Taddia. Molto bene. Intanto facciamo gli auguri a Marcio, che dico, sono rappresentante della Sant'Agostino Soccorso, un'associazione di volontariato che fa emergenza sul territorio di Cento, e quindi fa emergenza 118, è una onlus, per cui formata solo da volontari. E questa sera ci ha invitato Massimo per il suo compleanno, e abbiamo ricevuto questo invito con molto piacere. Noi svolgiamo questa attività dal 2000, quindi è un'associazione che ha sede a Sant'Agostino, che è conosciuta molto nel nostro territorio centro-pievese, e quindi abbiamo avuto molto piacere di essere qui questa sera. Poi Massimo Maccio, con la sua consueta energia e influenza, oltre a ricevere tanti auguri di buon compleanno, in modo commosso augura a tutti un sereno Natale e un proficuo anno 2021. Una ripresa lì, perché lei è quella che ha organizzato per il regalo, perché ho avuto il subbuzio. Il subbuzio da Trigheri, poi da Putin, perché a me sono un Putin, io sono un bimbo. Io quanto vado con i bimbi? Io quanto vado con i bimbi? Io divento un bimbo, anch'io. Bravo. Bisogna ritornare un po'. Me ho voluto il subbuzio, perché mentre ero subbuzio. Ah, ok. Silvia, molto bene. Silvia, io ho voluto il subbuzio perché... perché voglio fare il bimbo, perché mi sono un puttino. Bravo Maggio, grande. Va bene, chiudi. Ciao a tutti. Bravo. Noi amici, sulle parole e gli auguri di Maggio, a cui ci uniamo con tanto cuore, vi salutiamo e vi diamo appuntamento ai prossimi servizi di TC100 Web TV sulla piattaforma tarquinocentese.it, la Web TV del territorio. Ciao.